Le nuove regole per le quarantene, elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della Salute, dal Ministero dell'Istruzione e dalle regioni, fanno già discutere ancora prima di essere diventate operative a tutti gli effetti. Nel rendere noto il documento, il Ministero dell'Istruzione sottolinea che esso è finalizzato sia a rendere più possibile omogenee a livello nazionale le misure di prevenzione attuate in ambito scolastico, sia a favorire la didattica in presenza. La logica che sta alla base del documento è quella di semplificare i meccanismi di controllo, ma anche le procedure per le quarantene, definendo alcuni automatismi che non lasciano spazio a decisioni discrezionali. La novità principale rispetto a quanto avvenuto finora riguarda il ruolo dei dirigenti scolastici e dei referenti Covid delle singole istituzioni scolastiche. Il documento su questo punto è chiaro: nel caso in cui le autorità sanitarie siano impossibilitate a intervenire tempestivamente, il dirigente scolastico, venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola, è da considerarsi autorizzato in via eccezionale ed urgente a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza nella classe, nella sezione o nel gruppo. A questo punto, utilizzando schemi standard predisposti dal Dipartimento di Prevenzione, il dirigente stesso prevede ad avviare le misure previste dal protocollo, informando tutte le persone interessate, alunni, famiglie, se necessario anche i docenti. Tutto questo in attesa che poi le autorità sanitarie provvedano a formalizzare misure più specifiche, incluso l'isolamento dei casi e la quarantena per i contatti ad alto rischio. Ma i problemi non mancano. Intanto ci sono già da segnalare le proteste dei sindacati che sostengono che le misure sono state decise senza adeguata informativa. Ecco, ma sentiamo che cosa hanno da dichiarare in proposito. Grazia Maria Pistorino dell'FLC CGIL non nasconde la rabbia e afferma: il metodo usato dal governo è gravissimo, ha detto la sindacalista all'agenzia ANSA, perché si parla tanto di condivisione, ma il testo che è girato in questi giorni non c'era stato dato, non è questo il modo di fare informativa sindacale. Ed entra nel merito Maddalena Gissi di CISL Scuola, che contesta: abbiamo contrastato in modo netto l'idea che il dirigente scolastico possa ancora una volta assumersi una serie di compiti che non gli spettano, come se il dirigente scolastico non avesse nulla da fare. Infine, Pino Turi di UIL Scuola osserva: condividiamo solo l'obiettivo di evitare la DAD, ma ribadiamo che servirebbero i presidi sanitari nelle scuole. Il tracciamento è stato abbandonato e va ripreso, né può farlo il personale della scuola. Ma non è neppure detto che con le regole previste dal protocollo si riesca a garantire il rispetto delle norme relative al trattamento dei dati sensibili, con il rischio quindi che il garante per la privacy possa sollevare qualche obiezione. In compenso, la nota tecnica contiene una serie di tabelle molto precise, molto puntuali, che nelle intenzioni di chi le ha predisposte dovrebbero fornire una risposta univoca all'ampia casistica. Vedremo nei prossimi giorni se effettivamente le cose andranno in questo modo. Ovviamente noi continueremo a tenervi informati sia su questo canale e anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Voi seguiteci, mandateci le vostre lettere, le vostre note, le vostre proteste anche, e noi ne daremo conto come sempre.